L'album Let It Be in teoria avrebbe dovuto chiamarsi Get Back in origine. Questo perché Paul McCartney, in seguito all'incombenza della casa discografica di dover registrare un quarto film dei Beatles, decise, in seguito alla fase sperimentale della band, di ricomporre il gruppo, o comunque tornare a produrre un lavoro nuovo e ambientarlo per intero all'interno di uno studio televisivo. La pubblicazione prevedeva da una parte il film documentario che spiegava come i Beatles registravano questo disco. Avrebbe appunto visto la band che per un mese intero costruisce, scrive, arrangia, suona e registra i brani del nuovo disco, appunto. Dall'altra invece il cofanetto, che prevedeva un vinile e un album fotografico della loro vita. Questo progetto avrebbe dovuto vedere la luce nell'estate del 69. Abbey Road ha messo la freccia di sorpasso, c'è stata, diciamo, la decisione di lasciare da parte per un attimo il progetto Get Back, in un momento in cui la band viveva dei momenti un po' difficili. È un brano molto emblematico, poiché nonostante nella versione degli anni 70 di Let It Be fosse stata messa come ultimo pezzo nell'album, in realtà il 30 gennaio del 1969 viene usata come opening track, quindi come la prima canzone del Rooftop Concert, che sarà il loro ultimo concerto live. Al 23 gennaio 69 è il giorno in cui i Beatles registrano Get Back presso i loro studi di registrazione, presso la Apple Record, dopo che avevano già trasferito la sede della registrazione dagli studi televisivi. La vera chicca di questa giornata è che da Abbey Road mandano ad affiancare Glyn Johns, il tecnico, un giovincello altrettanto promettente, si scopre nel tempo, il suo nome è Alan Parsons. Ringo suona 10 take di questo pezzo, ma la versione che tutti conosciamo arriva soltanto il giorno successivo, dopo che Ringo ha deciso di rivedere il drumming nel pezzo. Infatti la registrazione in studio risale al 24 gennaio del 69. Phil Spector qui estrapola solo alcune frasi che poi verranno inserite nel disco, tipo il ringraziamento alla moglie di Ringo, che era presa strabene e vorrebbe vederla. Get back, get back. Quando si sono messi a lavorare, diciamo, sul materiale che poi farà sua comparsa in Let It Be, è stata ripescata e messa anche in fondo al disco. Si tratta però, non lo so, si sente che è un pezzo che rispetto ad altri del disco, che magari hanno dei testi un po' più, diciamo, psichedelici, ha dentro qualcosa da dire anche di sociopolitico, se vuoi. Era un periodo piuttosto turbolento in Gran Bretagna, perché a partire dal 68 c'erano dei moti a sfondo razzista rivolti soprattutto contro i migranti kenioti. E allora John e Paul hanno deciso di scrivere questo pezzo in aperto contrasto a questo atteggiamento. L'intenzione era quella, chiaramente, di fare un testo ironico per la canzone che parlasse comunque di immigrazione e di soprattutto del movimento anti-immigrazione che c'era in Inghilterra in quel periodo. Loro nel testo dicono, no, get back, torna indietro da dove sei venuto. Non mi piacciono i pakistani e il fatto che vengano a rubare il lavoro qui in Gran Bretagna. Chiaramente loro è sarcasmo, ironico, vuole essere uno spaccato di quello che era il momento nella società britannica in quel periodo. Salvo che poi hanno deciso di renderlo un pochettino meno esplicito. Quindi, cercando di evitare fraintendimenti, il testo fu rivisto
in modo tale che le persone che appoggiavano questi moti razzisti non potessero usarle come bandiera delle loro idee. Personaggio di fantasia che compare nella canzone Get Back è il nostro caro amico Jojo, che è sempre presente nelle canzoni dei Beatles, e pare che fosse un mezzo uomo, mezza donna, e qualcuno sostiene anche che McCartney si sia ispirato da Jojo Lane, che era una delle più accanite groupie dei Beatles in quel periodo e che poi divenne la compagna del suo futuro socio degli Wings. Chi magari era un po' meno contento del pezzo rispetto a come lo posso essere io, altre diciamo, centinaia di migliaia di fans, eccetera, era, diciamo, c'è questa voce che dice che Lennon abbia colto più volte Paul McCartney guardare, diciamo, in maniera piuttosto diretta Yoko Ono mentre cantava la frase Get back to where you once belonged. E vabbè, siccome un po' tutti sappiamo qual è la storia dei Beatles, un po' la faccenda con Yoko Ono, anche questa è una cosa interessante. Poi non so se sia vero o no. Io ho praticamente suonato una parte solista che non spettava al chitarrista d'accompagnamento. In questo brano a svolgere le parti appunto più melodiche è John Lennon. E fu però Paul McCartney a dare la parte a John Lennon. Tant'è che si dice che John fu molto grato a Paul, che in realtà è l'autore principale del brano, per avergli affidato la parte solista. Io mi sono trovato quindi nelle veci di George Harrison a portare avanti la ritmica principalmente in ottavi e quarti, che fa da sustain a tutta la sezione della batteria di Ringo. La parte ha un sapore quasi country, visto che è appunto composta da questi accordi spesso accentuati sulle varie. La chicca finale, ovviamente data da John Lennon, che a fine concerto ringrazia il pubblico dicendo speriamo di aver superato il provino. Bella cosa ironica che se mai i Beatles abbiano fatto un provino, mi sa che rimane il primo e l'ultimo, perché dopo sappiamo tutti che si sono sciolti. Tra l'altro sono onoratissimo di aver suonato in una canzone dove canta Max Castellani, che è un cantante che io ammiro, è molto bravo. Get Back è forse uno dei miei pezzi preferiti del disco, sicuramente sta sul podio, ed è uno di quei pezzi che quando per la prima volta ascoltai l'album per intero mi rimasero impressi. Siccome è un tema che è anche molto attuale, cantarlo oggi sicuramente acquista anche un valore intrinseco, diciamo. Molto figo, sono contento di averlo cantato per questo progetto. Ehi, ancora un istante per ricordarti che questo brano e il disco completo li trovi già su Apple Music e che io ti aspetto assieme ad un centinaio di Sgt. Pepper il 9 maggio alla Gen Club di Milano. I biglietti sono già disponibili sul circuito Ticket One, quindi non rischiare di restare fuori, prenotalo ora. Ogni euro incassato sarà devoluto ai volontari che portano con la musica un sorriso ai bimbi malati nei reparti più bui dei nostri ospedali. Non hai davvero scuse. Ti aspettiamo e ci vediamo la settimana prossima col prossimo episodio di Racket B. Ciao!